Ciao a tutti! Ciao! Oggi io e Elissa abbiamo deciso di fare una cosa molto impegnativa. Sistemeremo questa cameretta. Ci sono veramente troppi giocattoli, tutti ammonticchiati. Questa bambola poverina si è ribaltata. Anche su questo mobile ci sono tantissime cose. Questi peluche sono messi malissimo e soprattutto volevamo proprio cambiare un po' di cose e magari fare proprio delle modifiche. Sì. Per esempio potremmo anche spostare qualche mobile e poi soprattutto togliere un po' di giochi con cui non giochi più, fare spazio e rendere questa cameretta un po' più carina e sì, anche vivibile. Che ne dici? Sì, dai. Tipo in uno scatolone ci metteremo i giochi che non uso più. Ok, brava. Ecco qui, ho recuperato uno scatolone in cui cominceremo a mettere i giocattoli che magari vuoi regalare. Bene, iniziamo. Allora, per esempio questo di quando eri piccola piccola che no, fa la musichina. No, perché è troppo cattivo. Ecco, già cominciamo male. Allora, questa casetta? Sì, ok, quella lì sì. Questi trucchi? Sì, dai, li possiamo mettere nella scatola. Ok, pure questa borsetta. Mira questa borsetta. Ecco, già abbiamo riempito la scatola. Abbiamo appena iniziato. Ah, le LOL cambia capelli. Qui mettiamo le cose proprio rotte e da buttare. Questa qui. Io non ho mai avuto una bacchetta, questa qui me la voglio tenere, poi me l'ha data Alice. Ora mettiamo in ordine i peluche. Ecco, qui stanno molto meglio e così non si impolverano. Grazie. Ed ecco fatto! Ok, scatolone riempito. Ciao ciao giocattoli! Portiamo un po' di cose fuori, così le teniamo qui in balcone e non ci occupano spazio. Tanto c'è il tetto e se piove non si bagnano. Ok, e il camper è qui. Che bello! Che bello! Sì. Prendiamo anche questa scatolona. Finalmente usiamo un po' questo balconcino, eh? Per qualcosa di utile. Allora, abbiamo provato a fare una variazione della disposizione dei mobili mettendo il letto qua, perché a Alissa non piace tanto stare qui sotto. Solo che noi volevamo ricavare un posticino anche per una scrivania, ti ricordi? Però ti piacerebbe il letto così, eh? Sì, solo che dopo non ho tanto spazio, però è bello così. E così invece? A me mi piace così, voglio tenere il letto così. Lo teniamo per un po' così? Dai, facciamo una prova, poi se non ci piace lo rispostiamo. Sì, però non lo voglio tenere così, mi piace. E guarda, qui si ricava uno spazietto anche per una scrivania. Sì, che bello. Però intanto invece ci rimettiamo il tuo tavolinetto. Carino. Sì, molto bello, mi piace un sacco. Alla fine abbiamo deciso di lasciare il letto nella nuova posizione e di sistemare gli altri mobiletti qui. Così, è vero che il letto ci toglie un po' di spazio perché quello spazio lì resta lì, però il tavolo non sta più in mezzo, ma sta qui in questo angoletto, perciò lo spazio per giocare resta. Sì, perché qui c'è comunque lo spazio. Eh sì, ce n'è parecchio. E poi, avendo messo un bel po' di giochi fuori in balcone, che dopo troveremo il modo anche di coprire per fare in modo che non si rovinino, abbiamo messo nella scatola dei regali un altro bel po' di giochi, abbiamo recuperato un sacco di spazio e qui, guarda, Alissa, hai dei ripiani nuovi da riempire con nuovi libri e nuove cose. Sì. Sei contenta? Sì, ora tutto lo spazio che mi serve. Adesso, secondo me, manca soltanto una cosa per completare questa bella cameretta. Sì, sa pure qual è? Il tappeto!
sbirciato. Esatto, e questo lo sai perché hai sbirciato una cosina che avevo preso e che è giù e che adesso andiamo a prendere e ci divertiamo a mettere su questo pavimento che è tutto marrone, anche tutto rovinato e che non mi piace per niente, e allora lo copriamo un po' con un bel tappeto. Andiamo? E comunque non erano sbirciatini, era una scatola gigante. Cosa? Che sbirciatino era una scatola gigante? Perché ci sei andata a guardare dentro? Perché ero curiosa. Lo so. Va bene, andiamo a prenderla. Se riusciamo a passare tra tutte queste cose. Che bello questo colore. E mamma, è la prima volta che faccio un tappeto così. Un tappeto puzzle. È Lou Baby Mat. Vi lascio anche il link in descrizione, eh? Ora vediamo subito come ci sta in questa camera. Tiriamo fuori tutti i pezzi. Oh, guarda, anche il disegnino. Qui, un po' più su. Aspetta. Che mi capito come si mettono. E blanco, blu. Che bello, mamma, questo tappeto. Senti, e così se cadi dal letto non ti fai neanche male. È perfetto per questo spazio, guarda, c'entra perfettamente. Sì, sembra fatto apposta. E l'ultimo. Ed ecco il risultato. Sì, mamma, mi piace un sacco, è il tappeto più bello del mondo. Sì, qua ci puoi giocare quanto ti pare. E ci posso pure giocare con i miei pupazzi. Mi piace tanto questa cameretta, è la cameretta più fantastica del mondo. È stato un duro lavoro, però ne è valsa la pena. Eh sì, prima era un disastro. Invece adesso, beh, lì su è ancora un disastro, ma noi non lo guardiamo, facciamo finta di niente. Beh, comunque c'è già più ordine. Qui ci sono i tuoi pupazzi con cui dormi, qui c'è la lucina che dopo possiamo accendere, qui c'è ancora un bel po' di spazio libero e poi la prossima volta magari sistemiamo ancora un pochino, eh? Sì, perché comunque sta lì in alto la cosa, comunque, però qui in basso è meglio. Da qualche parte le dobbiamo pure mettere queste cose, cioè la camera è questa, non è che la possiamo ingrandire. Sì. Perciò per ora ci accontentiamo, eh? L'importante è che hai il tuo bel letto dove lo volevi tu, un tavolino per giocare, per scrivere, fare tutto quello che vuoi. Sì. Qui hai i tuoi armadi con dentro giochi e vestiti e un bel tappetone per giocare. Eh sì, e ora posso giocare. Bene, quindi sei soddisfatta? Sì. Ciao Bia, ti piace come abbiamo sistemato la stanza? Allora, ragazzi, oggi ci siamo date un sacco da fare. Abbiamo rivoluzionato la cameretta di Alissa, questo è il risultato e vedremo un po' quanto durerà. Per un po' la terremo così, poi quando ci stancheremo la cambieremo ancora. Comunque speriamo che il nostro video vi sia piaciuto, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.